Ragazzi, siamo tornati qui. Povera Alessia. Dai libri si capisce che siamo al caffè letterario. No, caffè corretto, Sambuca letterario. Ah, Sambuca, c'è un upgrade. È arrivato il mio momento. Sambuca con la mosca. Bene, siamo qua per siamo qui per intervistare la sfavillante Alessia Marcuzzi, alla quale devo chiedere subito scusa perché le avevo promesso che l'intervista l'avremmo fatto qua dentro una vasca da bagno, capito? Sì. Non sapevo l'intervista doveva chiamarsi Dentro la Marcuzzi con la Jacuzzi. No, scusi, casomai dentro il titolo. Dentro la Jacuzzi con la Marcuzzi. Purtroppo la rete non è colpa mia, non mi ha approvato il budget, quindi lo faremo qua così. Vabbè. È bello, c'è anche il pubblico. Spero che tu non me ne porti rancore per tutta la vita per questa cosa. Che sia solo felice. Allora, prima di iniziare voglio subito dirti una cosa. Tu sai che i Gialappi sono dei ragazzi molto sensibili. Non lo sapevi? Invece sono molto, mi ha detto, fagli l'intervista però non parlare dei suoi dati sensibili. Ma che carissimi. Mi hanno chiesto espressamente di non parlare dei tuoi ex. Sì, allora mi vogliono bene. Sì, anche perché il programma dura solo un'ora e mezza. Quindi non è Teleton, non è la maratona di Mentana, che magari un giorno. Meno male che eravate in buoni. Anche se so che tu con tutti i tuoi ex sei rimasto in buoni rapporti. Sì, vero. Buoni rapporti. Sì, buonissimi. Mi buonissimi. Fa molto piacere. Per un attimo pensavo che non mi volesse più parlare. Ma la basta. Hai svelato così. Basta preliminari. Passiamo all'intervista. Scusa. E parliamo subito di ritocchini. Va bene? Ritocchini. Ecco. Tu, a differenza di molte tue colleghe, non ti sei mai fatta un ritocchino. No. Scusa, questa era per la Ursula von der Leyen che viene settimana prossima, scusate. Settimana prossima? Sì. Ce la devono confermare dalla prossima. Tu invece, cara Alessia, lo dico non perché io ti spio dal buco della serratura, lo dico perché tu l'hai, l'hai confermato sui social. Tu hai detto che hai fatto un piccolo ritocchino, scusa, non conosco il termine tecnico, hai fatto un interventino estetico di riduzione del seno perché avevi troppe tette. Posso dire la mia? Ha fatto bene, secondo me due è il numero giusto. Ma non in quel senso. Non in quel senso. Ma sarò all'antica. Lo è dicono... un po' l'antica. No, non lo dico solo io, lo dicono anche gli esperti di Feng Shui. Il stato vero non le altre. È il numero perfetto. Come vanno orientate? Erano spazi. Ma non vogliamo sapere la tua cosa. No, sembra che veramente ti ho spiato. Come abbiamo visto durante la trasmissione, tu oltre a essere una presentatrice, una ballerina, una regina dei social, una italiana, una cattolica, una mamma, sei anche una scrittrice. Ah sì? Sì. Lei ha pubblicato ben due libri. Vero. Quindi facendo due conti, due libri, giusto? Sì. Facendo due conti hai più scritto che letto. Un record. Giorgi, se volete mi faccio anche la dedica. Come ha accettato Alessia, non ho nessun tavolo. Non ce l'hai? Non c'è la gamba che Parla. Allora, vi spiego il primo libro. Ma vi siete accorto che in televisione a parlare di libri siamo rimasti soltanto io e Corrado Augias? Ma bisogna parlare di libri perché stanno chiudendo un sacco di mobilifici perché, caspita, non vendono più librerie. Soprattutto questi, no? Che hanno tante parole dentro. Esatto, non vendono più librerie. Ma che libro è? E le librerie che ci sono sono soltanto dei trucchi, dei sottopassaggi per entrare. Dove? Per librerie. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, il primo libro è Alessia Marcuzzi, La Pinella a colori. Questo è un libro tutto da colorare, ci sono 80 bellissime immagini. Quindi un libro pensato apposta per Marco e Giorgio. Sei carina. Grazie a voi che vi piace andare fuori dai bordi a Marco e Giorgio. Siete deliziosi. L'altro libro, il secondo libro, non scrive parolacce, dai. Ma guarda cosa fa. Vabbè. A Giorgione il coglione. Con amore.
sembra certo, bene. Certo. Allora, l'altro libro è In viaggio con Alessia. In viaggio con Alessia. Lei è Alessia e c'ha tutto il diritto di poter dare dei consigli su come viaggiare, perché lei ama viaggiare. Certo. Sì, io ho viaggiato molto, quindi ci sono dei consigli. Lei anche nella vita è più, la trovate più negli aeroporti che in casa. Sì. Più negli aeroporti che in casa. Se io nascessi di nuovo, sapete cosa vorrei nascere? Body scanner dall'aeroporto. Alinate però, alinate. Malpensa no. No, la Malpensa, perché prima di arrivare un'ora e mezza. Domani parto, sai. Dove? Proprio da Alinate. Visto che voglio rinascere, body scanner. Adesso alinate, domani alinate. Tutti alinate ad aeroporto. Bene. Quindi il suo libro non lo volete? Ce l'abbiamo già, ce l'ha già regalato. Pensavo fosse in video. Pensavo fosse in video perché lei in una ne ha scritti ben due. Poi invece in tre ne avete scritto uno. Però bello grosso, l'hai visto? Sì, c'ero anche io nel libro. Bello c'è grosso. Anche un'intervista con Alessia nel nostro. Librone, ragazzi. Anche con lei che fa lo spiritoso. Con anch'io, è vero. Ma sapete che ho conosciuto un ragazzo che ha letto il vostro libro tutto. Ma certo, ma perché? Ma cosa ride? Sembravo serio all'inizio. Sembravo serio, ragazzi. Mi piace un sacco questa intervista che sta virando per tutto l'anno. Sta facendola noi, vero? Ha notato anche lei. Andiamo avanti. Adesso una domanda un po' da alla Discovery Channel. In un documentario, perché a me piace vedere i documentari la sera, capito? In un documentario ho visto che nella iena femmina il clitoride ha la stessa forma del pene. E quindi? Ma tu non eri una iena. Salutiamo le iene. Comunque, a te ti piacciono. A te ti si può dire? No. O solo a me non si può dire? A te piacciono, si dovrebbe dire. A me mi sarebbe piaciuto dire a te ti, ma non si può dire. Vabbè, comunque. C'è la licenza poetica. Tu hai dichiarato che a te ti piacciono gli uomini. A chi non piacciono, ragazzi? A chi non piacciono, bene. Ti piacciono gli uomini, però le donne non ti lasciano indifferente. Cioè, lei ha detto di avere una spiccata parte maschile. È stata onesta. Ma anche un discreto lato saffico. Sì, sono sensibili alla bellezza delle donne. Correggimi se sbaglio. Quando dici maschile e saffico, parli di quella pulsione che nella psicanalisi freudiana viene detta docoio-coio. Non credo fosse quello lo scopo di questa intervista. Ma basta parlare di sesso. Ne parleremo fra un po'. Bravo. Aspettare ancora. È già fra un po'. Ma quindi no. Continuiamo a parlare del nostro vecchio caro amico sesso. Allora sapendo di sapere. Questo è fondamentale, So perché paura, l'hai detto tu sui social, ho letto che a casa tua hai un intero cassetto. Sappiamo cos'è un cassetto. Dedicato ai sex toys. La domanda è questa. Quando è che me li restituisci? Non è questa. Questa era per scherzare. Sennò ti vengono due palle. Rispondere, se è vero. La domanda è ci confermi che hai un cassetto colmo di sex toys? Sì, è vero che ho un cassetto dove ci sono. Ma scusate, ma anche se fosse una collezione, Non li usi, ma è una collezione. Ma dico, ma nella vita che male c'è? Alessia! Ma cosa? Scusate, una chiamata. Il cellulare. Questa conferma ha inficiato l'ultima domanda. Qual era? Che era sogni nel cassetto? Sì.